Mark Costaby, artista, compositore americano, ma ormai possiamo dire italo americano, perché ospite spesso e volentieri dell'Italia, e ultimamente innamorato proprio di Civitella del Tronto, qui in Abruzzo, l'ultimo baluardo dei Borboni. Perché amo Abruzzo? Perché la gente simpatica. Sono tanti buoni amici che abitano qui, mi invitano qui e vengo volentieri sempre e faccio tante mostre, concerti qui, e poi amo la cucina abruzzese. Ospite a Giulianova già da parecchio tempo, perché anche Piazza Dante, una galleria di Giulianova, ti ospitò con una mostra. Oggi siamo nella galleria Respirart della famiglia Montebello. Questo è un gradito ritorno per te a Giulianova? È un bel ritorno. Credo che la prima mostra era con la galleria di Angelo Di Maida, che sta lì accanto a te. È stata una collaborazione con mio fratello, i fratelli Costaby, perché siamo entrambi pittori e entrambi musicisti. Era un periodo di contestazione o tuttora per te l'arte è diventata anche mercificazione? La tua critica, diciamo. Onestamente io stavo solo cercando di essere un artista interessante e buono, e volevo vivere tramite i miei disegni e i miei quadri, e quando ho cominciato di esporre, siccome ero molto prolifico e volevo avere successo così intensamente, ho fatto tante mostre e avevo successo rapidamente, e altre persone hanno detto: ah, Costaby è ovunque, lui è un businessman. Non stavo cercando di essere un businessman.